sempre qui dalla Fiera di Bergamo Creativa in compagnia di Grazia dello Spazio del Cuore. Ciao Grazia. Ciao. Allora, nel tuo stand si vedono veramente delle cose splendide, come comunque in tutta la fiera ci sono tante tante belle cose, però tu presenti una cosa molto molto particolare, che è questo effetto spugna. Esatto. Realizzato da fili, ma ed è un ricamo, giusto? Esatto. Allora, prima di tutto, come si chiama? Si chiama punch needle o needle punch. E sarebbe? Tradotto in italiano è ago che puncia. Ago che puncia, quindi che cosa serve? Un disegno? Serve un disegno, disegni a rovescio, perché il lavoro viene fatto sul rovescio. Quindi questo è il rovescio, questo non è il rovescio, dritto. Il dritto è dall'altra parte. Ci picchia questo telaio particolare, che è rialzato. È un telaio particolare perché tiene molto molto tirato, tirato, come tende molto il tessuto. Sì. E ha un supporto che lo tiene, tiene in alto. Questo qua è del lino. Questo no, è un cotone, è cotone. È cotone poliestere, un metà e metà, perché siccome si buca, questo non si rompe. Se sbaglio e tiro via il filo, non restano i buchi. Perfetto. Quindi, diciamo, soprattutto all'inizio. Poi puoi lavorarlo questo su. È l'ago questo apposta è l'ago per questa questo operazione. Facci subito vedere. Uso come filati, uso ah, sì, perché serve proprio il tre filo. Fili moulinet, quindi la DMC. Quello da ricamo. Da ricamo normale, il tre fili. Allora, la cosa molto importante, soprattutto quando si parte a fare il lavoro, adesso devo fare il gambetto. Sì. Serve questo supporto per potersi appoggiare. Bisogna andare giù, l'ago, il filo sta dietro, naturalmente. Bisogna andare giù molto forte. Quindi bisogna premere, premere in modo molto esatto, forte. Ecco perché è molto sì. teso. La cosa molto importante è che quando si viene su, bisogna venire su lentamente e appena esce fuori l'ago si va avanti un millimetro o due, tac, e si va e giù. E si torna giù. Devo alzo. Dire che sembra molto anche rilassante, se magari i nervi a pezzi. Antistress. È un antistress. Ecco, abbiamo trovato l'antistress creativo per fare delle cose vedete, veramente splendide. Praticamente dopo un po', vedi che sono appoggiata sì. con la mano, per quello riesco a controllare l'uscita certo. del lago. A questo punto vedi che vado sempre giù bene. Posso provare, grazie. Faccio tutti i piccoli puntini. E controllo dall'altra parte, vedete che ho fatto tutti il puntino giusto. Puntino giusto. C'è la misura quindi dell'effetto pelliccia, della dà l'ago, te lo dà l'ago. È un ago che posso regolare. Io adesso lo uso abbastanza basso, ma certo. se lo alzi lo si, puoi e quindi ottenere anche degli effetti molto come, più spugnosi. Come in questo qua, vedi che qua è certo, più, è più alto. Alto anche perché qui addirittura è altissimo e ho fatto addirittura l'effetto. Sì, sì, sembra proprio peluche, ecco. Sembra proprio del peluche. Se vuoi provare. Ah, io sì, se mi lasci. Allora prendi bene l'ago. Devo appoggiarmi bene. Vieni su piano, vai avanti, subito così. Subito giù. Piano, vengo su. Piano, esatto, vai avanti un millimetro due. E subito giù. Tu subito, sì, ancora. Ma no, ecco, è troppo, ecco, sono in questo caso, perché sai, è facile fare le cose bene, ma bisogna allora, risolvere anche i guai. In questo momento hai tirato troppo su, si tira il filo. Ah, si tira proprio indietro. Da qua, si tira indietro il filo. Piano, beh, comunque piano, è anche un'idea molto carina. Vai perpendicolare, vai avanti. Sì, anche da far okay, fare ai bambini. Ancora, vai avanti, tranquilla, esatto, ecco, hai imparato. Ma proprio in pochissimi minuti ho imparato a fare questo effetto. Pochissimi secondi, è vero, grazie, è vero. Ci abbiamo messo proprio pochi e secondi. E quando finisce? Se per caso lo sbagli, certo. si può, vedi, tirare lì e lo dischi. Dimmi una cosa, ma se io lo volessi il filo, e riparti. Quando invece, allora, la partenza la tagli perché non bisogna fare nodi. Certo. E anche quando ti fermi, se per ipotesi voglio fermarmi sì, adesso, perché magari voglio cambiare colore. Colore, qualsiasi cosa, lo tagli, basta. Ed è fermo. Quando hai finito il lavoro, metti sopra un po' questo un po' è di rovescio. Colla, questo è il rovescio. Si può incollare qualcosa dietro, vedi? Questo non ho incollato ancora niente, però resiste. Non questo qua è il retro che è già bellissimo di suo. Sì.
però giusto dall'altra parte. E questo qua è il nostro effetto spugna, ma è veramente... Guarda, non si disfa. Ma dimmi una cosa, se io esempio voglio farlo su un pezzo di jeans... Fantastico. Si può fare anche su, certo. Cioè, quindi non è devi detto lavorare che... sempre a rovescio. A rovescio. Per dire, una ragazza voleva farlo sui pantaloni, devi farlo sul pantalone aperto logico. Devi poterlo intagliare, lavori a rovescio. Perché quella, per dire, un'altra punta è lavorata direttamente su un tessuto di cotone. Una volta che hai preso la mano, quando si incolla, si fa una colla per tessuto, una colla forte. È una colla forte che puoi anche lavare e la si usa per piccole cose. Quando invece hai dei lavori grandi con una tela adesiva, tipo la frisellina, quelle che si usano nel mondo del cucito, l'attacchi sopra, così blocca tutto il lavoro. Beh, veramente un'idea simpatica, velocissima. È una tecnica antichissima. Sì? Raccontaci. Il primo ago l'hanno trovato in una tomba egiziana. Addirittura. Però i cenni storici, risaliamo alla fine del 700, i russi l'hanno esportato in America. In America. Beh, veramente, veramente molto, molto bello. E io sto provando a lanciarlo in Italia. Beh, guarda, penso che avrai tutto il successo e penso che Fiera Creativa di Bergamo, Napoli e Bari e ti possano aiutare. Braccialetti. Infatti lo stavo dicendo, oltre a queste belle toppe decorative, anche proprio dei braccialetti moda, quindi può essere abbinata veramente a tutto. Allora, questo è un abito che ho della Sisley, ho fatto il disegno uguale al vestito. Bellissimo. Proprio e poi molto puoi bello. Fare cose, oggettini, cose per da regalare, borsette. Certo, borsette. Beh, sono collane. Sicuramente anche pezzi unici. Unici nel vero unici. Senso della parola. Beh, io grazie, ti ringrazio tantissimo. Qui nello stand, lo spazio del cuore, potete trovare comunque tante idee, tanti colori, tanti cartamodelli, tanti disegni per realizzare questo punto spugna, diciamo, lo chiamiamo in italiano, tu ci ricordi il suo nome giusto? Punch needle. Bene, vi saluto alla prossima puntata. Grazie, ciao. Ciao, 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 grazie a te.